quando uno realizza, appunto, una persona realizza di avere un problema che non è risolvibile o con la cerulisi, che peraltro è un ottimo prodotto per quanto mi riguarda, che, come deve muoversi? Quali sono i passi che deve fare? Allora, la prima cosa da fare assolutamente è parlarne con il proprio medico di famiglia. Da lì solitamente viene prescritta una visita da un otorino per approfondire, per fare una diagnosi vera e propria. Quando l'otorino capisce che siamo di fronte a una sordità permanente, dove non si può fare niente dal punto di vista chirurgico, farmacologico, che non si può intervenire, allora prescriverà, consiglierà degli apparecchi acustici. A quel punto la persona sa di avere un problema e sa che la soluzione, appunto, sono gli apparecchi. La persona inizia a guardarsi in giro, si muove e va nei centri acustici per cercare di capire qual è quel centro, qual è quel professionista che può darle la miglior soluzione possibile. Questa è un po' la situazione. Una volta che ci si reca nel centro acustico, l'audioprotesista invece farà tutta un'altra serie di esami che possono assomigliare a quelli fatti dall'otorino, ma in realtà sono tutti fatti dal punto di vista protesico. A noi serve... sì, colgo che c'è una certa differenza. Sì, a noi serve capire, ok, c'è una sordità e sono stati prescritti degli apparecchi, ma quali sono i miglioramenti che possiamo avere, che possiamo aspettarci con gli apparecchi? Quali possiamo aspettarci con un tipo o con una fascia tecnologica, magari più semplice e quindi più economica? E quali possono essere i miglioramenti che possiamo aspettarci con una tecnologia più evoluta, più all'avanguardia? E tutta questa batteria di test, più tutta una serie di domande che noi facciamo alla persona e anche ai familiari, che di solito, devo dire la verità, dura anche un'ora e mezza, due ore, quindi dura parecchio, allora lì il compito nostro dell'audioprotesista è quello di capire quale può essere la giusta tecnologia e di conseguenza, cosa che pochi sanno, qual è il giusto percorso di riabilitazione acustica che si può fare. La maggior parte delle persone pensa basta mettere un apparecchio acustico e si risolve, niente di più sbagliato. Questo per tante motivazioni. Statistiche dicono in Italia che una persona mediamente aspetta dai 7 ai 10 anni, da quando ci sono i primi problemi di udito, per fare i primi esami, neanche per risolvere il problema, neanche per prendere un apparecchio acustico, per fare i primi esami, per iniziare ad informarsi. In tutti questi anni il cervello si è abituato giorno dopo giorno a sentire poco e peggio. E quindi con l'apparecchio acustico noi dobbiamo cercare di far sentire questa persona di più e meglio. E dopo 10 anni che il cervello lavora in un certo modo, di più... Devi per forza di cose riabituarlo a lavorare, sì, certo. Esatto, così spiego ancora un attimo meglio. A me piace il paragone del tennista. Se io vado a giocare a tennis e mi rompo un braccio, solitamente cosa fanno? Mi mettono il gesso. Ma dopo un mese è difficile che mi tolgano il gesso e io vado a giocare. Farò un po' di fisioterapia, riabilitazione e così via. Ma se questo gesso io lo tengo, me lo fanno tenere per un anno, per sbaglio, dopo un anno non mi basta un mese di fisioterapia, forse ci vorrà un anno di fisioterapia e non è detto che avrò il braccio di prima. Ecco, con l'udito noi questo gesso lo teniamo per 10 anni, quindi tutto questo tempo ci limita tantissimo anche nei risultati che potremmo avere. Questo è anche uno dei motivi per cui si insiste tanto sulla prevenzione. Come tutte le cose, prima si interviene e meglio riusciamo a recuperare.